Cominciamo con gli allenamenti. Oggi finiamo il mercato e inizieremo la Serie B. Sarebbe bene venerdì mattina. Sì, sono presto. È al mattino perché lui fa pomeriggio. Allora, portieri siamo a posto per ora. Manino titolare, Plequero secondo. Io poi ho anche pensato, visto che dovrebbero essere 38 giornate, li facciamo fare metà e metà. Ogni 5 o 10 partite li cambiamo. Come terzino sinistro abbiamo solo Rizzo. Poi c'è Perticone che può fare anche il terzino. Adorni, come dicine abbiamo 3, che però anche Vareotto può fare il terzino. Terzino destro ne abbiamo 2 e Ventola può fare anche l'esterno. CDC o CC Pavan Iori, Proia ha 37 anni. Proia, Branca, Gargiulo, COC Bussaglia, D'Urso, esterno destro Vita, esterno destro sinistro Sottil, ala destra Rosafio, che può fare destro, sinistro e COC, Luppi, Diav, Adeyemi, il grande, Akinola, De Marchi, vediamo se non lo facciamo andare via, Panico, Stanco e Rosa, che però Rosa è in prestito. Ah sì, abbiamo anche qualcuno in prestito, mi sa. Rosa e Varotto sono in prestito, vero? Allora, io direi prendiamo un. Allora, siccome Particolare può fare il terzino sinistro, Ventolo esterno destro, esterno sinistro. Allora, vediamo un po'. Non riuscivo a leggere, leggevo super sconto. Venerdì mattina alle 9:30, perché c'è perché loro non abitano lì, vengono apposta Ah. e aspettano davanti al portone. La Bussaglia. Potremmo Che palle, perché provare. qui non c'è mai parcheggio. E tu, no, ma noi veniamo con i mezzi perché è più comodo, appunto per non cercare parcheggio e perdere tempo, senza stare. Vita può fare destro e Oh! sinistro. Anzi, facciamo una partita così. Diave Luppi. Poi con attaccanti dobbiamo provare ancora. De Marchi e Panico. E Stanco. Mamma mia. Ma Stanco è da far fuori. Quindi ci serve un terzino destro per forza, ma io lo prendo anche nel svincolati, non è che mi interessa, però svincolati, difensore, TD, nazionalità, vediamo in Italia cosa c'è. Zero. Ah, aspetta, cioè, no, ripristina. Proviamo a vedere l'Arsen, a me piace l'Arsen dell'Udinese. Stringer l'Arsen. L'Arsen. TD, yes, Stringer Larsen. Al Brinton. Dimmi che non ha appena ci aiuto. Poi, per il centrocampo pensavo a Barak. Antonin Barak. Qua era al Lecce, quindi ce lo possiamo prendere. E poi per la difesa, anche se ne abbiamo, però voglio provare a vedere quanto costa Cardirola. No, Cardinale, Cardinola. Vabbè. No, me lo ricordo.
ricordo come si chiama. Daniel Carvajal. Sì, vabbè. Edison Cavani. Emre Can. Dove finite Emre Can? Sì, vabbè. Sì, quanti ci viene questo? Proviamo un Godin. Meno Godin. Visto che l'Inter lo mette sempre in prestito. E basta per ora. Poi andiamo a fare lo staff primavera. Allora, abbiamo 5 milioni di budget. Spagna, Portogallo, Italia, Italia. Inizierei da Giuseppe Costa. E lo manderemo in Italia. Mesi in Italia, poi prendiamo, ma sì, questo qua è il Belgio e lo mandiamo in Belgio, vai, divertiti, e l'ultimo prendiamo della Slovacchia. Però lo mandiamo subito, in Svezia, perché mister Zlatan vuole dei fenomeni nel suo paese. Allora, la squadra Salerno si è detta testa Bussaglia, 22 anni, no, rifiuta. Vabbè, mercato. Allora, Larsen, il club che sta giocando di recente, prestito, no, Barak, ma no, Emre Can, prestito, ma che è questo? Ma non costa tanto. Prestito di... che cavolo però. Appunto, l'ho appena comprato. Difensori, un TD Pinna, Simone Pinna dall'Empoli, Zita, Antoine Steiner, buongiorno, Palmer Brown, Bettella, Zappa, Gabriele Zappa. Per carità. Sì. Grazie. Quindi si è pronto salito. Vabbè, faremo l'ultimo colpo di tra gli svincolati. Il Tokyo vuole Bussaglia, ancora. Ma questo se lo vogliono pure buono. Andrea Bussaglia. Devo fare fuori i vecchi. Qua mi chiedono i giovani. Panico. Beh,
attaccante 22 anni, 1 milione e 4 però. No. Quando chiedono quelli che non sono in vendita perché sono buoni. Quindi. Non in lista. Anzi, andiamo con la sua accessoria. No, qualsiasi. Sul mercato. Allora, contento, white, raccoon, alt, zamponi, Cionek, Tiago Cionek, nello spal. No, vabbè. Shop Radman, Barreto. Polentuccio, Romero, 27 anni, Kotegawa, Canotto, Schofield, Sterling James, ecco già questo, però nessuno destro, Walley, Song Hyun, Jung Lu, pazzini. Cosa riusciamo a combinare? Per favore, Guerrero. Paola, Tomolli. No, dobbiamo andare su... andiamo su svincolati. Andiamo su sicuro. Allora. Ma momentaneo, un terzino, destro, ma giusto la fargli fare panchina, cioè giusto per, fatti, 9G, terzino sinistro, Zaneb, Varkai, preso il sinistro, Kozo, 30 anni. Aggiungere la lista, poi un centrocampista, Furman no, ma Sterling già, Marcos Mera, 19 anni, Mokeke, Manuel Medevel, Palan, Pilan, Platà, Sangu, Sidu, Barcai, c'è nulla di niente, andiamo con i nostri, che ti devo dire, devo intaccare Ragavan. C'è niente. Caso decisorio, ma proviamo a vedere. Difensori. Dessunig, 21 anni. Abel. Sì, ma bisogna capire come sono. Spartak Rotterdam. Beh, questo è olandese, 22 anni. Questo 21 anni. Abreliano, 21 anni. Abubakar, Akilier, Akim, Acosta, la contrazione sinistro, Aydin, c'è poca roba,
Alexander Arnold, 46, vabbè. Ali Mohamed, Olimpico Marsiglia. È stato in Francia. Antonito. Vecchio no. Arboleda, Arcero, Arezzo, Atletico Bilbao, 20 anni, vediamo un po' com'è. E basta, un centrocampista del Philadelphia, Abdala, ma qualcuno che sia, questo 19 anni, Acero, Ivan Acero. Adam Agume, 2 milioni e mezzo. Mica Seguiar nel Tucumán, no. Aconcuno Al Bassas, Al Kabi, no. Un'altra cosa anche lì si possa leggere o dire. Alcaraz, Alonso, Hamilton, Anderson, Amuro, questo c'è 17 anni, Angiorin del Chelsea, OCC, vabbè, però possiamo vedere com'è, 17 anni, Aridai, Arce, ma 17 anni, 800.000, non mi metto più a... Sto attraversando un buon periodo. Adeyemi. Penserò. La prima conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare. Ragazzi, la cosa costante, fondamentale. Turnover. Non c'è più. Per forza ci sta il turnover. Però Ventura è giovanissimo. Io direi Ventura al posto di Durso. Proviamo Mora. Proia, Pavan, Gargiulo, MCC, Bussaglia, CC alla sinistra. Allora diciamo, proviamo qua una volta. Vita e Sottile, così, se no poi li invertiamo. Branca, piede destro, De Jeni. Inizia a maniera in porta per forza. Primo portiere. Allora, cominciamo. Fantasia. Allora, cielo coperto, vediamo se per caso ci danno qualche notizia, no? Vai, 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 vai. Aperto
prima partita è stata quella col Genoa in Coppa Italia, abbiamo perso 3-1, ma un 3-1 che potevamo giocarcelo molto meglio. Penalizzazione, lettura difensiva. Sì, ma Iori è vecchio, cosa me ne faccio di Iori? Questi sono pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Vai, non c'è. Come sempre, Stefano Nava pronto a commentare gli aspetti tecnico-tattici della gara. C'è una grande attesa per il nuovo debutto nel campionato di calcio. Vi percorso lungo, difficile, iniziare con i tre punti darebbe morale, ovviamente. Sarà un match tutto da seguire, Stefano. La prima giornata di campionato. No. Le squadre sono ancora a caccia delle loro condizioni migliori. Le poi. Vita. Ma no, lì hanno preso Lara che mancava, un giocatore veloce e tecnico che può fare sia l'esterno che il centrocampo. Ciao miseria, cominciamo. Fermazione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Posizione ideale, cerca il secondo palo. Gioco fermo. Non male. Già fischiato. Secondo. Ma no. Occhio all'attacco dell'avversario. Possono passare tanto da solo. Ha colpito malissimo. Doveva controllare. Ma che è questo? Avrebbe dato il vantaggio alla sua squadra. Via via lì. Abbastanza freddo per battere la cittadella. Gli è mancato il kill. Altro apri via via lì. Però devi dargli la prima. Si chiama Rizzo, stava sulle balle, infatti bello. Maniero, che parata, grande Maniero. Proviamo a ripartire, bello, prendila, prendila, ha vinta. Oh, ma che pilla. Bello, vai vita. No, sì, no, ma porca c'è ghiaccia. Dai che ce l'avevi, dai che ce l'avevi, grande priore. Sottil, io ti vendo, Sottil, ti vendo, ti rivendo. Non lì, porcaccia. Non lì. Questo questo tic tac, fai la finta, fai. Avanza palla a piedi, può metterla in mezzo. Ottimo, bravo il difensore che ha capito tutto, ha recuperato il pallone. Bravissimo, scatta. Oh, sì, vabbè. Dai, c'eri quasi, c'eri quasi.
No, buchissimo, che è questo buco? Avanza verso la porta. Bravo. E sarà calcio di punizione. Ma che cazzo di punizione, calcio di punizione? Una deviazione vincente. La mette in mezzo. Sarà trovato solo la deviazione vincente. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine. Mamma mia. Che paura. Sì, comunque i due davanti, figli miei. Ascolta, dai, allora vita ci mettiamo a Chinola e Luppi, vai pure. Aspetta, Luppi cosa può fare? Anche il CC, piede sinistro. Vado dietro Luppi, proviamo Luppi dietro, è ora di Adeyemi, a chi non Adeyemi, dai, facciamo i seri, mi sa che questa non mi piace la coppia, adesso la coppia titolare. Poi in FIFA 21 non c'è la serie B, cioè, ma come fa ad esserci la serie B in FIFA 21? Che vergogna. Sì, ma oh, un rinvio che sia un rinvio, riusciamo a farlo decentemente. Questo già mi ha rotto. Barça che spazza via le voci sul suo ultimo acquisto con l'ufficialità. Song. Ha raggiunto l'intesa con il giocatore e con il suo ex club. Era quello che stavano cercando. No, mamma mia. Ma non là. Fanno attaccare sulla corsia. Eh sì. La sorella. Ancora un passaggio perfetto. Pettina. Spero che sia bene. Dai Luppi, ma perché lì? Ottimi suoi passaggi. Lascia continuare. Dai, non esce dopo. Sicuro. Oh, mamma mia. Che paura. No. Oh. Ma dai, dai. Koulibaly, Koulibaly. Ah, l'altro. Che ci va? Oh, male. Ma perché li ha butti là? Questo via via, oh male. Pizza il cake. Bravo. Facciamo girare come delle trottole. Dai, che cuore. Cioè gli spinge il piede e la butta fuori lui. Ma pensa.
sapere. 600 secondi da giocare ancora. Dai. No, no. Prego. No. Occhio al contropiede. È il momento decisivo della gara. Siamo nel finale. Marino ci sarà nero. Ma perché lì? Il terzino su dall'esterno Mossaglia, ma no, sono tutti morti, questi non c'è la manca di esistenza, comunque su fila ci sono ancora 2 minuti da giocare. Dai Mossaglia, sei fresco. Oh, però si veniva quel gol, si veniva quel gol. Pisce, ottimo il recupero, passaggio non esagerato. Dai, fammi finire, no? Vabbè, la prima 1-0. Non c'è fretta. Bisogna cambiare qualcosa. Grazie mister, è un piacere averla ai nostri microfoni. La stagione è ancora lunga. Sfruttare l'occasione. Questo male è alto. Abbiamo finito. Meno male. Dunque, con molta calma. Io devo cambiare questa formazione. Allora, Sottile a sinistra non va bene. Proviamo a invertirle. La velocità è uguale. Possiamo fare alla destra e alla sinistra tutte e due. Mora è giovane. Iori, Proia. C'è Branca. Sai che ti dico, io mi fido più di D'Urso. Proviamo una qualità D'Urso. Perticone può fare il terzino sinistro e va qua. Rizzo va qua. Proviamo Ventra, nel caso può fare solo destra e TD. Proviamo a prendere un altro per forza, siamo un po' scarsi. Devo avere qualche offerta, ma dubito. Vabbè, mercato, andiamo a vedere, no? Allora, Tomiyas, Larsen, Barak, Khan, Godin. Allora, Corzo. TD o alla D? O a D A. Buono. 30 anni. Del Perù. Se no c'è Mohamed, 20 anni. Ha reso. Proviamo questo. 1,5 milioni. Ha reso. C'è la clausola, 1,6 milioni. Magari riusciamo a dargli qualcuno. Allora, di
difensori centrali, Particone, attaccante, c'è un abisso terzino, no aspetta, terzino, Domorizzo o Mora, centrocampisti, Branca, Roia, D'Urso, Iori, stanco, hai solo il nome, non è stanco, centrocampisti, Branca, ho capito. Terzino, Rizzo, centrocampista, pure Priora, senti, ho preso il cartellino, €1.000.000, €1 ma perché €1? Applica €1.000.000 quasi nella rivendita a 10. Ma vedere se lui ci vuole venire. Vabbè che però là non gioca, magari se non gioca. Vuole il turnover. 4 anni. Accetto. Ignora clausola. Quanto vuoi? Non si sa. Io gli offro 2.020. 2.100, ma si pensi sti $100, €100 in più, eh? E il terzino ce l'abbiamo. Ora abbiamo detto che Agnorin del Chelsea, 800.000, si paga e salta l'attività col club, no, ma se l'ha fatto uscire? Questo è un CoC. Vediamo un po'. Però 17 anni. Turnover. E 17 anni. Una clausola, 1.000 di stipendio, 10.000 e 15 presenze, accetto così com'è, gli do anche il bonus, mi piace, è ingaggiato un fuori classe, voglio vedere, allora, prima cosa, Adeyemi, Akinola, titolari, è uno, Luppi, voglio provare stanco, Ventola è ancora giovane, quindi arriva Areso, Areso che prende il posto di Mora, e l'altro dov'è? Agnorin va a prendere il posto di D'Urso, no D'Urso volevo provarlo, però vabbè, proprio il posto di D'Urso, Rizzo, che c'è a sinistro, Mora,
Ora lascio la panchina a Urso. C'è anche dei marchi però. 25 anni. Proviamo prima le marchi, va. Ok, con sottile vite invertiti. E difesa fatta, attacco ce l'abbiamo. Potrebbe pensare un difensore ce l'ha, vabbè. Non mi interessa. Offerta per Placchero. No. No, portiere non si trova. Ma pare che l'ho tolto dalle offerte di prestito. Perché ne arrivano le notifiche. Così. Oh, giochiamo la seconda di campionato solo. Tutto giorno di mercato, fare trasferimento per Frare, no. Arriva adesso l'offerta. Doveva arrivarmi prima. Chi è qua? Alighemi. E mi sa, ringrazio di avermi dato ascolto e avermi mandato in campo ora che sono in forma. Continua così. E ancora. Ah. Hai già bevuto il caffè tu? Abbiamo bevuto i tre. No, guarda se mi devo prendere. Allora, siccome l'urso ora non gioca. Voglio provare quello nuovo ad allenare. No, questi ragazzi hanno resistenza a 51. Il 45 di resistenza. La squadra ci tiene a spiegare contro la mozione tra la panità. Questo lo so anch'io. Che abbiamo sprecato. Mettiamoci quella con la cremonese. Gialla, figa. Voglio sapere le notizie. Come vedere il Trapani che cavolo fa oggi? Quindi hanno Iorin, ma il 59 però. Vabbè. Proviamo così. Proviamo. Sto solo provando se riesce a migliorare. Giallo, eh?
giallo, bravo, bravo Mogos. Non lo muovo. Tira. E adesso non accetto scusa. E la Coppa Italia, vabbè. Cercava un esterno di difesa, un giocatore capace di dare qualità, spinta, ma anche copertura. È un giocatore utile. Quello qui aveva bisogno di un acquisto mirato. Mi sento di promuovere, anche se ovviamente aspettiamo di vederlo in azione prima di dare un giudizio definitivo. Ci sono rafforzati a centrocampo con l'arrivo di questo giocatore, la sua prima uscita con la nuova maglia, e c'è grande curiosità di vedere che cosa saprà offrire fin da oggi. Un acquisto senz'altro mira a colmare quello che secondo il tecnico era una lacuna in mezzo al campo, fondamentale per la squadra. Lo vuole puntare in mano. Fare. Ha fatto il tunnel. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Impossibile. Che gioia. Sfortunato il portiere, ma quasi intercettato. Ciò fa 70 anni. Lo stesso. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Dai, sottile. Sottile qualcosa. Perde palla. Palla consegnata agli avversari. Sì, arrivo. Contrasto pulito. Arrivo subito. Prima. Ciao. Dai, ci dobbiamo provare, eh? Possiamo farcela. Buona qui la lettura del difensore. Ce la possiamo fare. Guarda che ti rimani dietro. Vai. Posizione ideale. Qualche parte di riusciamo a farlo. Tentativo di chiusura. Buona posizione. Vediamo cosa fa ora. Ha spazio per andare. Ha spazio per il cross. Ha fallito l'occasione per aumentare il proprio bottino personale. E questa, Pierre, era proprio una grandissima occasione. Sono veramente, veramente lenti. Io ripeto, vince l'altro quasi inesistenti proprio. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. C'è il lancio sulla fascia. Nessun problema per la difesa che arriva. Cassagnetti. Apre il gioco. Colpire da lì.
vai sottile. No, vabbè, ma è impossibile, questo è... Come fanno? È più forte quello. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. No. No. Clayton. Davy. Cassini. Brava Dono. Finalmente per recupero del pallone e il possesso di palla. No. Pallone interessante. Vabbè. Vabbè. Oh, in 50, ma come cavolo fai a fartelo passare, dai. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri impresari. Non facile per quanto si è visto finora. Vabbè. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Lei loro. Vabbè. Sembra giusto. Ha giocato una buona partita per lui, attento, concentrato. Ma guarda che però no. Che abbiamo come bersaglio d'urso, cominciamo, proviamo così. Il portiere sul cross. Pronta a cambiare qualcosa. Che sia arrivato il momento giusto. Forza e fresca. Bravo. Un continuo falli. Salva tutte, le salta tutte. Ceravo. Devi. Si giocherà Cassini. Ha girato molto bene il pallone. Ottimo possesso. No, guarda, fai l'arbitro fischia dunque alla fine del match. C'è molto da lavorare, molto. Molto a lavorare, troppo. La squadra
squadra non è male, ma tutti stanchi. Non è la resistenza. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Ha reso. Come spiega il suo nome sul suolo? Non è facile ambientarsi. Abbiamo anche qua tutto il gioco. Grazie ancora per... Dal 95 siamo sui 80. Volevo dire che sono un po' preoccupato con le voci di ritorno del mio conto, Matti. Formazione cambia ogni settimana. Stai bravo, allenati e non rompere le balle. Niente, io però direi che qua siamo messi un po' male. Allora, invece di frare, vabbè, frare possiamo rifare arrivare a 60. Sottile fra resistenza. Non ci trascorto resistenza 60, madonna, che pena. Veramente penosi. Quando fine sul baracco, so com'è il baracco. Vabbè. La prossima sarà Pescara. Pescara e Benevento faremo. Pescara e Benevento. Beh, è andata male, ci sarà molto da lavorare. Sinceramente capire qua chi dobbiamo mettere. Vita non mi piace. C'è anche lo Zafio. La prossima proveremo lo Zafio. Roya. Faremo tornare titolare. Areso. Deve crescere. I giovani talenti. Staff primavera, dobbiamo aspettare. Vabbè. Quindi ecco, questo secondo episodio si può chiudere qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. E forza Cittadella. Ciao. Un episodio di Naruto.